Salotto a cielo aperto, punto di ritrovo con tanto di panchine, ombelico del rilancio di tutto il centro storico? Forse in futuro. Per adesso Piazza Cavalli, specialmente nelle serate di venerdì e sabato, si rivela un maxi parcheggio. Anche ieri sera è andato in scena lo spettacolo notturno, ormai consueto per i fine settimana invernali. Vetture lasciate ovunque in barba ai divieti, i più maleducati che occupano abusivamente anche il posto per disabili. Nel momento di massimo affollamento, attorno alla mezzanotte, si contava una quarantina di vetture. E non era molto migliore la situazione in via Sopramuro, soprattutto nel tratto riservato ai taxi, e in via San Donnino. A posteggiarle i giovani che frequentano i locali della zona, riaprendo così l'eterno dibattito tornato di attualità proprio in questi giorni. Avere il centro storico vivo e pieno di gente porta inevitabilmente problemi di questo tipo. Com'è possibile far convivere movida, rispetto delle regole e quiete notturna dei residenti? È immaginabile poi che i ragazzi, per andare a bere qualcosa in Piazza Cavalli, lascino l'auto in uno dei parcheggi a ridosso del centro storico, dovendo poi fare molta strada a piedi. Chi vuole rivitalizzare il centro storico dovrà necessariamente sciogliere questi nodi, cercando un punto di mediazione che fino ad ora è sembrato impossibile, non solo in piazza, ma anche in altre zone della città frequentate dai giovani nei fine settimana.